Ivan Scalfarotto, parlamentare del PD. A Roma un altro caso di suicidio di un giovane omosessuale. Tra l'altro la lettera che ha lasciato inchioda la politica a responsabilità pesanti. Perché è così difficile dare risposte? Ma perché ci sono ancora troppe resistenze culturalmente, non si è ancora capito che l'omofobia, come il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo sono malattie gravissime del nostro tempo e della nostra società, e soprattutto che vivere in un paese più inclusivo e più rispettoso di tutti è un interesse di tutti i cittadini. Combattere l'omofobia non è soltanto interesse degli omosessuali, è interesse di ciascuno di noi vivere in un posto nel quale ciascuno è rispettato e fa parte della società per qualsiasi sua caratteristica, e dovremmo avere anche l'idea molto chiara che le differenze rappresentano una ricchezza, non sono un problema ma sono un elemento sul quale va costruita un'Italia migliore, più aperta e anche più prospera. La legge antiomofobia ha avuto alla Camera un percorso molto accidentato. Che tempi si prevedono per la definitiva approvazione? Ha avuto un percorso accidentato perché appunto le resistenze sono notevoli, ma siamo riusciti a portare a casa un testo che sicuramente può essere migliorato, ma che rappresenta una svolta storica. Abbiamo individuato dei reati nuovi di omofobia e transfobia, abbiamo introdotto un divieto alla costituzione di organizzazioni che perseguono finalità omofobiche, abbiamo introdotto un aggravante per qualsiasi reato commesso con finalità di omofobia e di transfobia, addirittura la procedibilità di ufficio contro quei reati. E il testo adesso è al Senato, stiamo lavorando perché il Senato acceleri la procedura di approvazione della legge. In questo momento è la Commissione Giustizia appunto del Senato che se ne sta occupando, e auspichiamo che al più presto anche il Senato possa votare, perché finalmente possiamo dare una risposta chiara. Io credo che non ci sia più tempo da perdere.